Hola, hola a tutti e benvenuti in questa realizzazione o proposta o chiamatela come volete di trucco per il Capodanno, per la notte del 31. Questa sarà l'unica proposta di trucco che sono riuscita a registrare e che riuscirò a mostrarvi perché non ho proprio la possibilità materiale di utilizzare, di stare a caricare video in questi giorni. E allora, due parole velocissime. Trucco giocato sui toni del L'oro e Borgogna, Bordeaux, vinaccia, chiamatelo come volete. Bocca lasciata volutamente matte o comunque non sbrilluccicosa. La protagonista di questo trucco è la palettina della collezione Dark Heroine di Kiko, la numero 01, la famosissima con l'oro e Borgogna, che conoscete praticamente tutte. Palettina che trovo attualissima, mi piace tantissimo, la sto utilizzando molto durante queste giornate di vacanze natalizie, perché mi piace moltissimo questo tuttoissimo, mi piace molto l'abbinamento, la combine di colori che si può creare con questa palettina, coadiuvata da questo ombretto oro di pupa, per quanto riguarda la parte, diciamo, la parte più interna del trucco occhi, un oro abbastanza scintillante. Vi dicevo, labbra giocate su toni abbastanza matte, utilizzando il mio unico per il momento, rossetto di MAC, chiamate come lo volete, il Captive, eccolo qui, un satin favoloso, favoloso, l'unico in mio possesso, ma credetemi, è un rossetto passepartout. Ho utilizzato per contornare le labbra la matita di Wycon. Questa serie di matite mi piace tantissimo, sono delle matite veramente, veramente valide, le potete utilizzare anche a mo' di rossetto. Come mascara l'Ultratech di Kiko, ho utilizzato l'Ultratech di Kiko che trovo molto indicato perché fa delle ciglia molto lunghe, le incurva, eccetera, eccetera. E che altro? Il resto lo vedrete nella realizzazione del trucco che vi farò. Vi auguro un buon anno, vi auguro di iniziare il prossimo anno scoppiettando, pieni di salute, di voglia di fare, di voglia di vivere e di tanta serenità. Questo è il mio augurio. Ci rivediamo il prossimo anno, nel 2015. Buona visione a tutti e vediamo cosa ho combinato. Ciao a tutti! Ho già applicato sugli occhi la base di Elf, quella cremosa, il primer, diciamo, di Elf, sul quale sono andata poi a tamponare il Flat Perfection di Neve e quindi ho reso la palpebra molto più setosa. Essendo un trucco basato sull'oro e sul borgogna, creerò una base cremosa oro e borgogna sulla palpebra mobile. Allora, utilizzerò per la parte dorata la matita della pupa, la 001, della collezione Safari qualcosa, City Safari, che uscì lo scorso anno, che è questo oro veramente bello, 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 direi un platino. E la vado ad applicare, diciamo, sulla prima metà, partendo dall'interno fino ad arrivare alla metà della palpebra. In questo modo qui, mi mantengo proprio all'interno della palpebra. Non supero la piega, diciamo, e vado a sfumarla semplicemente con un dito. Utilizzerò il mignolino perché è più piccolino, in questo modo, anche picchiettando e tamponando, in questo modo qui, vedete? In questo modo qui. Sull'altra metà di palpebra andrò a crearmi la base cremosa utilizzando il matitone, il long lasting di Kiko nella colorazione numero 37, che è questo bellissimo borgogna dal colore molto 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 intenso. Vado a riempire, diciamo, la parte rimanente della palpebra. In questo modo e vado immediatamente a sfumare con un pennellino, cercando di miscelare le due parti. In questo modo,
Bisogna essere abbastanza veloci perché questi matitoni si fissano sulla palpebra in un nanosecondo e non permettono poi più di essere sfumati, vedete? Una volta creata la base cremosa, vado a prendere un ombretto di pupa, il numero 01 della collezione Diamond Eyeshadow, sarà quella lì, insomma, un dorato, un oro fantastico, favoloso, e lo vado ad applicare sulla metà dell'oro che avevo già, sul quale avevo già applicato la matita dorata. È un oro fantastico, veramente veramente bello. E vado a tamponare in questo modo. Lo passerò ad asciutto perché è talmente luminosa già la base che non necessita di essere passato bagnato. Ora, dalla palette questa qui, che è la protagonista del nostro trucco di Capodanno, diciamo, prenderò il Borgogna, questo Borgogna qui scuro, eccolo qui, e lo metterò nell'altra metà dell'occhio, utilizzando lo stesso pennello dall'altra parte. Siccome questo colore è molto 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 polveroso, lo passerò applicando un po' di una velina di carta igienica sull'occhio e vado a tamponare in questo modo. Così. Vedete com'è molto evidente. Fatto questo, vado a sfumare con il pennellino, no, ho sbagliato pennello, dove sei? Eccolo qui, con il pennellino di Essence, quello piccolino da sfumatura, quello un po' cicciottello, e vado a sfumare in questo modo, con dei piccoli movimenti circolari e di che? E ondulatori, ondulatori come il terremoto, vabbè, non importa, in questo modo. Sfumo ben bene. Ora prendo questo ombretto dalla palette, questo marrone abbastanza sberlio, così vedete, che è quello un po' intermedio tra, diciamo, questo beige chiaro e questo scuro, questo qui, e vado a passarlo nella piega con il pennello, questo qui da sfumatura di Kiko, vero? No, di Pupa, scusatemi, questo è quello di Pupa. Faccio una confusione con questi pennelli, neanche ce ne avessi 500. In questo modo, in maniera tale che si va anche un pochino ad alleggerire il contrasto con il borgogna scuro. E continua a sfumare. Ora, una volta sfumata tutto quanto nella piega, sempre dalla palettina, vado a prendere questo oro qui, che è un pochino più scuro rispetto a questo, anche se potrebbero sembrare identici, ma mentre questo di Pupa rimane un pochino più platino, questo è più un oro quasi bronzato e vado a passarlo dove avevo passato prima il dorato, cercando di smorzare un pochino questo color platino così intenso. Do una pulita al pennello, quello che avevo utilizzato, giusto così su un po' di carta igienica velocemente, e vado a pucciare questo dorato, battendo ovviamente l'eccesso. Mi aiuto sempre con la carta igienica per evitare cadute di polvere. In questo modo qui, cercando di insistere più che sulla parte interna, qui nel punto di incontro, diciamo, con il borgogna. Così. Rendendo un pochino meno evidente lo stacco tra l'oro e il borgogna. Ora, nella parte più esterna, proprio nell'angolino più esterno, passo questo marrone qui, che è un marrone completamente matte, scuro, 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 oserei dire un testa di moro, e vado ad intensificare un pochino l'angolino esterno con questo pennello qui a penna, si dice, boh, di Royal Beauty. Anche qui mi aiuterò con un pochino di carta igienica, insomma, tamponerò leggermente.
per evitare, diciamo, cadute di colore, e farò una sorta di V, una piccola V proprio nell'angolino più esterno, in questo modo. Ho cambiato occhio, vabbè, stavo truccando per quell'altro, la stessa cosa, ci fate caso. Così. Adesso vado a mettere, prima di mettere l'illuminante praticamente, alleggerirò il tutto cercando di sfumare e di rendere appunto un pochino più leggera questa sfumatura, passando questo colore qui, che è quello subito leggermente più scuro dopo l'illuminante. Che spiegazione, ragazze! Con il pennellino sempre questo qui, che ho leggermente ripulito su un po' di carta igienica, e adesso lo vado appunto a ripucciare nel colore, che passerò nella parte proprio più esterna, quasi attaccata all'arcata sopraccigliare, in questo modo, e così faccio nell'altro occhio. Ora passo il colore più chiaro a mo' di illuminante. Questo modo. E lo passerò anche nell'angolo interno dell'occhio. Ok, diciamo che abbiamo creato quel trucco. Ora passerò una riga di eyeliner, ebbene sì, eyeliner quello vero, che prenderò dalla palettina di Pupa, la Pupa Princess, e questa eyeliner in crema che mi piace tantissimo, tanto, 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 tanto. Ma voi lo sapete, io so ciompa, quindi lo passo e poi ci vediamo dopo. Riga di eyeliner fatta volutamente esagerata per l'ultimo dell'anno, per il 31. Ok, parte inferiore degli occhi. Andiamo a passare il correttore. Andiamo, vado a passare il correttore di Kiko, il Full Coverage Concealer. Se non mi ammazzo prima, fatemi coprire tutte le vergogne, ragazze, perché devo ancora andare a fare la ricrescita. Vabbè, tanto lo sapete, sono un disastro. E io ce l'ho nella colorazione numero 03. Allora, lo scaldo un pochino tra le dita, in questo modo, lo scaldo un pochino, e poi lo vado a tamponare nella parte inferiore dell'occhio, in questo modo qui. Tamponando più che strofinando, mi raccomando, perché tende altrimenti a tirare fuori tutte le rughette, qualora voi ne abbiate. Ma vi assicuro che anche se non le avete, se lo andate a trascinare, diciamo, oh, mi sono sporcata il naso. Se lo andate a trasportare, insomma, sì, appunto, proprio a trascinare, tende a tirarvele fuori in questo modo. Lo tampono così. Allora, adesso con il pennellino, quello che utilizzo sempre, stai registrando, sì, per appunto passare il correttore, vado a pucciare un po' di prodotto e poi vado a ripulirmi la zona come faccio sempre, cercando di non ovviamente andare a togliere l'eyeliner passato in questo modo. E poi tamponerò con il Flat Perfection per fissare il tutto. Sulla rima ciliare inferiore vado a passare questa matita di Avril nel numero, boh, non lo so, è questa, è quella Borgogna, la 401, eccola qui, 401, che è quella che mi è arrivata, se non ricordo male, nella Bio Box, nell'ultima Bio Box. E vado a tracciarmi una riga in questo modo, abbastanza grossolana. In questo modo, tracciata la mia riga, prendo questo pennello qui, numero 8 di Diego Dalla Palma, comunque un pennellino piatto, e vado a fare un mix tra il borgogna e il marrone, questo scuro. Anzi, un mix tra, scusatemi, marrone, borgogna e questo marroncino un pochino più perlato. Farò una pucciatina in ognuno, prima nel borgogna, poi nel marrone scuro e poi nel marrone chiaro. Batto l'eccesso e vado a tracciarmi, diciamo, a ridisegnare sopra la riga di matita in questo modo.
una riga di colore. Faccio anche l'altro occhio. Pulisco il pennello su un po' di carta igienica, io l'ho già fatta questa cosa, sempre il terrore che non registra, e vado a sfumare un pochino questa riga così netta che ho tracciato in questo modo. Così, ecco fatto. All'interno dell'occhio metterò la matita, la pastello di neve. Una volta messa all'interno dell'occhio, vado a metterla anche nella parte più interna qui del condotto lacrimale per dare una botta di illuminante, come mi piace dire a me, un pochino più strong, e vado leggermente a sfumarla, diciamo, con la punta del mignolino. Ora riprendo la matita, quella, aiuto, dov'è? Eccola qui, quella dorata, la matita, ah, spazio che mi manca, la matita questa qui che avevamo utilizzato all'inizio, e vado all'interno del condotto e do una botta di luce, ragazze, in questo modo. È Capodanno, dobbiamo sberle un pochino, no? Ok. In questo modo qui. Trucco occhi, care ragazze, è finito. Andiamo ad applicare il mascara. Utilizzerò l'Ultra Tech di Kiko. Lo metto e ci vediamo dopo. Ok, trucco occhi, finito. Ora passerò il fondotinta. Ho deciso di utilizzare il Comfort Matte di Deborah, che è un fondotinta che mi sta piacendo tantissimo. Copre, è matificante, tiene per tantissime ore, anche se io non ho grossi problemi di pelle lucida o che, appunto, che si ingrassa o che fa la zona T, insomma, quando sono truccata. Però vi dico che mi sta piacendo tanto tanto. Io ce l'ho nella colorazione 03, aiuto, dov'è? 03 Caramel Beige. Allora, tiriamo sulle manichine e lo metto un pochino, un paio di pompatine. Con un paio di pompatine ce la fate a fare di tutto, scusatemi per questi passaggi. Lo passerò con il pennellone, questo qui di Kiko. Mi piace tanto, 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 tanto. Ha un'ottima, ottima coprenza. Non appesantisce, si vede che portate il fondotinta sicuramente, però non rende la pelle troppo, troppo, troppo pesante. Si vede, diciamo, a livello, sì, ho dato una spiegazione di quelle terribili. Si vede a livello ottico, insomma, che lo portate, specie per me che non sono abituata a portare il fondotinta, ma porto tutt'al più una BB cream, però mi piace perché dà comunque un effetto avvolgente, come dire, cioè non è un effetto cerone, ecco, anche per me che non sono abituata a portare il fondotinta. Dunque, io ce l'ho nella colorazione 03, che è, diciamo, soprattutto per le pelli, ecco, olivastre come la mia, è abbastanza scuro. Diciamo, per il mio incarnato va benissimo, a me piace l'effetto che mi dà. Poi non c'è comunque stacco tra il collo e la pelle del viso. Lo passo bene. Vado a fissare il tutto con la Hollywood di neve. Se sentite dei, chiamiamoli rumori di sottofondo, delle voci di sottofondo, è mio marito che si sta arrabbiando con Riccardo, stanno facendo un po' di compiti. E voi capite bene che purtroppo, sti figli benedetti, io sto a girare i video e lui sta a fare i compiti, ma ora andrò anch'io con la piccolina. Ecco fatto. Ora vado a definire le sopracciglia con la Manga Brows, vado e torno.
definite le sopracciglia con la matita, sono andata poi con un pennellino a fissarle utilizzando sempre dalla palettina, questo marrone scuro qui. E dopo di ciò, come dice mia suocera, le ho fissate con un po' di lacca. Ok, ora vado a fare un po' di contouring. Lo farò con la mia solita terra di pupa. Mi sono persa il pennello. Ecco qui, utilizzerò il pennello di Elf, un nuovo pennellino che ho preso da un pochino, Angle Blush Brush, il pennello angolato, e farò un pochino di contouring leggero leggero. Care ragazze, l'unica parte del corpo rimasta ancora magra durante queste vacanze natalizie è il viso, per il resto lasciamo stare. Dal 1 gennaio no, dal 6 gennaio, dal 7 gennaio sono ufficialmente a dieta. Qui lo dico e qui lo nego, no, devo assolutamente. Ok, fatto il contouring, vado di blush ragazze. Il blush che utilizzerò oggi è un blush in crema di Deborah che ho trovato in combo con il fondotinta e che mi sta piacendo tantissimo. È il Face Perfect Creamy Blush Fardi in crema. Questo è il numero 03 Rose, quello in abbinamento al fondotinta. Mi sta piacendo tanto tanto, completamente matte. Ne basta, credetemi, una quantità infinitesimale. Lo vado a tamponare in questo modo e poi lo espando, ragazze, sulle guanciotte e crea un effetto stupendo. Come illuminante vado ad utilizzare il Dazzling Highlight di Kiko. Faceva parte di una vecchia edizione, ma un qualsiasi illuminante color... Questo è un panna con riflessi leggermente dorati che ben si richiama ai colori di questo trucco. Lo vado a prelevare con le dita e lo vado leggerissimamente a tamponare in questo modo, picchiettando, perché è veramente molto 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 concentrato e si vede. Se non state attenti, fate proprio l'effetto super mascherone. Vedete già così com'è evidente? In questo modo qui. Esatto, così. Sulle labbra vado ad... aiuto, mi serve il coperchio, il tappo, qua io sono un po' maniaca, devo riattappare sempre tutto. Allora, sulle labbra utilizzerò... allora, intanto mi vado a creare la base setosa, utilizzando questo Flat Perfection, che praticamente lo sto utilizzando per 200 milioni di usi, tranne che per l'uso per il quale era nato. Perché questo colore sbagliato proprio non ci stava. Allora, mi contorno intanto le labbra con la matita di Wycon, la numero 5 Bordeaux, e utilizzerò come rossetto il fantastico Captive di MAC, che va su tutto. Lo faccio e torno. Eccolo, mamma mia, guardate, questa matita di Wycon è un sogno, vi dico, un sogno. Queste matitine, è tanto tempo che non vado da Wycon, ma dovrò prenderne delle altre perché mi piacciono tantissimo. Ecco fatto ragazze, gli occhi sono super scintillanti, non so se passare un pochino di polvere dorata sulle labbra, ma mi sa che lascerò tutto così. Trucco finito, mi smonto e ci salutiamo. Purtroppo è sera, non posso farvi vedere il trucco alla luce del sole, alla luce naturale, ma cercherò di farvelo vedere solo con la luce fredda. Allora, vediamo, mi sposto come faccio sempre. Eccolo qui, spero che riusciate a vederlo nella sua interezza, non è vero? Eccoci qua.
Allora, io questa sarà l'unica, l'ho già detto all'inizio del video, questa è l'unica proposta trucco per Capodanno che riuscirò a farvi. Impegni familiari non mi permettono di essere troppo presente per poter girare i video, diciamo, non ho molto tempo. E spero che questa proposta trucco vi piaccia. Nulla di particolare, una proposta elegante, bon ton, almeno a mio avviso, e mi auguro veramente con tutto il cuore che possa piacervi. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro un buon anno scoppiettante e ci vediamo all'inizio dell'anno nuovo con nuovi video, qualora e se vorrete. Ciao a tutti!